In quel tempo, Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». E credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Questa volta non è servita neppure la presenza fisica di Gesù perché si operasse il miracolo. Niente imposizioni, niente strette di mano, niente carezze, insomma nessun contatto. Tutto si è svolto a distanza. Potremmo scherzosamente parlare di un miracolo in streaming. Verificando l'ora, il funzionario del re ha accertato la perfetta sincronia tra la parola di Gesù e il miracolo avvenuto. Dice il Vangelo: «Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». Quindi la guarigione è avvenuta a distanza, ma all'istante. Tenendo conto che il funzionario ci ha messo un giorno per tornare a casa, la guarigione è stata sproporzionatamente più veloce. Non c'è stato bisogno per Gesù di fare un giorno di cammino. Il miracolo della guarigione ha ridotto le distanze spaziali. Quindi da questo brano di Vangelo certifichiamo teologicamente che la potenza guaritrice della preghiera può operare al di là dello spazio e del tempo. Questo, diciamocelo, è un argomento anche a favore di strumenti come Pregaudio, che prega e fa pregare a distanza. Anche una preghiera registrata e ascoltata dopo mesi attraverso un ripetitore vocale dona degli effetti che la preghiera solitamente produce. Poi però sul tema della preghiera a distanza ci sarebbe da dire tante tante altre cose. Se pensiamo che Gesù solo a volte ha ritardato le sue guarigioni appositamente, come ad esempio con Lazzaro quando ha deciso di intervenire solo quando era già morto, oppure con l'emorroissa dopo 18 anni di malattia, con il paralitico della piscina di Betsaida dopo 38 anni. No, la preghiera che guarisce non è scontata proprio per niente. Rientra nel mistero di Dio. Una cosa però la sappiamo: ci deve essere sempre l'assenso di fede, come è stato per il funzionario del re. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Questa sinergia ha fatto scattare la guarigione. Parola e atto di fede insieme. Ed è per questa ragione che la preghiera è valida a distanza nel momento in cui parola e assenso di fede coincidono. Cioè, se io chiedo a Gesù la guarigione per un fratello che vive a centinaia di chilometri da me,
è sempre per la mia fede che il miracolo può accadere. E tu quanto preghi per la guarigione del fratello? E quanto sai abbandonarti comunque alla volontà di Dio? Sei convinto che Dio ascolti la tua preghiera? Allo stesso tempo sei consapevole che i suoi disegni non sono i tuoi? I miracoli esistono e accadono, ma pretenderli non è cosa buona. La preghiera che rimane più vera è sempre «sia fatta la tua volontà». Un film che vi raccomando oggi è Ordet, proprio sulla scia delle guarigioni miracolose. È un film del lontano 1955, diretto da Theodor Dreyer, un film lentissimo, ma ricco di dialoghi intensi, e comunque un capolavoro del cinema. Celebre ed emozionante la scena finale.